Il mio è veramente un saluto di buon lavoro, di inizio, di ringraziamento della vostra disponibilità, ma in qualche minuto. Vedo anche che da Bruxelles c'è qualcuno che si è collegato. Saluti anche a tutti coloro che sono collegati online. È un duplice saluto, perché è un saluto di apertura, ma in qualche modo è anche un saluto di congedo. Può suonare strano che in queste veramente ultime ore, ieri sera, ieri ci siamo salutati anche con gli altri ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri, questa fase dell'attività di governo è veramente in chiusura, coincida o comunque trovi spazio un momento di inaugurazione di un nuovo gruppo di lavoro, questo osservatorio di monitoraggio sull'andamento dei tempi del processo civile. In realtà invece è veramente un compimento importante, un punto di lavoro previsto dalla legge di riforma del processo civile parallelamente tanto quanto c'è nel processo penale, perché voi lo sapete bene, insomma, tutta l'attività di riforma è stata, e anche di investimenti di riorganizzazione è stata tutta trainata da questo grande problema dei tempi della giustizia italiana, che sono stati di nuovo ribaditi anche nell'ultimo rapporto SEPEJ come il punto problematico della nostra giustizia. Ci siamo impegnati sotto mille profili per mettere tutti gli uffici giudiziari nelle migliori condizioni per poter contrastare questa difficoltà che ci contraddistingue. Ma ovviamente questi cambiamenti sono cambiamenti che si dispiegano nel tempo, hanno bisogno di tempo per dare dei segnali veramente affidabili di un'inversione di rotta. Ne parlavamo con la dottoressa Palumbo, che appunto mi ha sedotta e affascinata con alcune letture di dati pochi minuti fa. Quello che noi miriamo a offrire e tutto lo sforzo che è stato fatto da questo governo è dare degli strumenti perché i tempi della giustizia civile si riducano non con degli interventi momentanei, dei colpi di spugna, delle improvvise accelerazioni di natura contingente ed effimera, ma che possano generare dei cambiamenti strutturali nell'organizzazione, nelle procedure, che possano consegnare al Paese un volto diverso della giustizia. Le riforme processuali, le ADR, gli uffici del processo, le assunzioni dei magistrati, la digitalizzazione che funzioni effettivamente, oltre ad altre cose, sono tutti elementi che vogliono andare in questa direzione. Riduzione dei tempi senza forzature, senza compressione dei diritti, ma con un graduale accompagnamento di tutto il sistema verso una risposta più tempestiva. Non mi piace usare la parola efficienza perché sembra spesso suonare con un volto quasi aziendalistico, che spesso viene rimproverato come un aspetto non positivo, diciamo così, come se fosse un vizio di queste procedure, ma invece, a parte che efficienza in realtà è una parola che usa anche il commissario Reynders sempre nei rapporti sulla rule of law, dove dice indipendenza, qualità ed efficienza sono una trilogia che deve sempre accompagnare tutti gli interventi sulla giustizia. Parliamo di tempestività, che ha invece di più il sapore di quella effettività della tutela giurisdizionale che tutti i cittadini, tutte le imprese attendono. Di qui il vostro lavoro, che sarà preziosissimo perché se correttamente impostato ci permetterà e permetterà a chi verrà dopo di noi veramente di accompagnare questa trasformazione di lungo periodo, questa trasformazione di sistema, andando a rilevare tempestivamente le eventuali criticità generali o particolari di singoli territori e dotarle di strumenti per poter essere affrontate in un modo adeguato, senza infingimenti, senza allarmismi, ma anche con la necessaria tempestività. Per questo io non posso che ringraziarvi, perché come sempre tutti questi punti di lavoro al Ministero possono funzionare grazie
alla professionalità anche questo gruppo, come quello del penale, composto di varie professionalità di diversi rami dell'amministrazione, ma anche di diversi componenti del mondo giustizia. Ci sono tanti professionisti che mettono a disposizione del sistema giustizia le loro energie, il loro tempo, le loro capacità, proprio per favorire questa trasformazione verso la quale noi vogliamo andare. Non si può dare per scontato che questo avvenga, che avvenga con generosità e regolarità, e di questo ringrazio voi adesso, ma attraverso di voi anche tutti coloro che in questo anno e mezzo di attività di governo hanno davvero nutrito e sostenuto tutta l'attività del Ministero. Come sempre, questi gruppi hanno una componente ben radicata dentro il Ministero, quindi ci sono persone che appartengono e apparterranno a questa amministrazione, poi ci sono apporti dall'esterno, perché lo abbiamo visto che le finestre aperte su altri universi, su altri mondi, e le competenze che arrivano da altri mondi sono decisive. La cultura del dato, delle statistiche, dell'informatizzazione per me era una cosa nuova, ma ho imparato ad apprezzare che è decisiva per poter comprendere la realtà sulla quale andiamo a intervenire. È veramente una chiave di lettura importantissima, che ci permette di mettere in campo ogni genere di intervento necessario sul mondo della giustizia, che sia fondata su analisi razionali, su un grande realismo e non soltanto sulle giuste e necessarie idee che si possono avere o immagini della giustizia che si vuole perseguire. L'ideale e la realtà devono sempre parlarsi perché si possa poi produrre davvero un risultato ottimale. Dunque, da parte mia, un augurio di buon lavoro e un sincero ringraziamento per quello che fate oggi e che farete nel futuro. Grazie. Presidente. Grazie Ministra anche per queste belle parole di ringraziamento e di esortazione per il futuro. Dopo quello che ha detto la signora Ministra, a me non resta che portare i saluti del capo di gabinetto e ringraziamento, in cui il gabinetto si unisce ai ringraziamenti della Ministra per la partecipazione di tutti voi e per lo sforzo che insieme compiremo nel prossimo futuro. Questa, come sapete, è soltanto una riunione di saluto, giusto per fare la conoscenza tra di noi. A breve, una volta che sarà completato anche l'iter per i colleghi magistrati non del Ministero per ottenere le dovute autorizzazioni, potremo poi partire con una programmazione, e io direi che sarà il caso di fare una programmazione da qui almeno a un anno, in modo tale da avere degli step di verifica dell'attività e dell'efficacia delle riforme nelle prime fasi di applicazione. Come sapete, questo comitato, come ha ricordato anche la signora Ministra, nasce nell'ambito della riforma del processo civile e nasce nell'ambito di esigenze di monitoraggio che ci vengono dalle necessità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi a noi toccherà in primo luogo studiare la situazione attuale pre-riforma dei dati della giustizia, quindi tempi e arretrato, e poi via via studiare l'efficacia delle riforme sia organizzative con l'ufficio del processo, sia normative con la riforma appunto più strettamente processuale, e vedere appunto l'impatto che entrambe hanno sui nostri obiettivi di riduzione dell'arretrato e dei tempi della giustizia. Quindi il lavoro è davvero molto ampio ed è molto impegnativo. Da qui una programmazione buona del nostro lavoro penso sarà essenziale. Io credo che possiamo prenderci ancora un pochino di tempo appunto per consentire quei dettagli tecnici che servono a tutti noi di parteciparvi consapevolmente, e poi dalla prossima volta programmare l'attività la nostra attività per il prossimo anno con cadenza regolare, con alcune riunioni appunto programmate tempestivamente, in modo tale che potremo avere il modo di studiare i singoli dati e poi di
fare le nostre proposte al Ministero, al CSM, alla scuola e quant'altro. Faccio solo presente che il DM che ha istituito questo comitato si è preoccupato di specificare, di studiare in particolare due macro aree, che sono quelle della mediazione e comunque dell'ADR nel suo complesso, anche in relazione al fatto che la legge delega, la legge 206, poi riportata anche dentro i delegati, prevede tra 5 anni una rivalutazione dell'opportunità se mantenere la condizione di procedibilità che noi in sede di riforma abbiamo in qualche modo esteso. E l'altro focus che è assolutamente opportuno e che la signora Ministra ha voluto specificatamente è quello sul diritto di famiglia, che sul quale sia dal punto di vista processuale che dal punto di vista organizzativo la riforma ha molto impattato, e quindi anche qui si tratterà di studiare approfonditamente l'efficacia e l'efficienza di quanto siamo andati a costruire. Io mi fermo qui, ringrazio ancora la signora Ministra e penso che passo la parola a Franca. Sì. Ringrazio anch'io innanzitutto la signora Ministra per le sue parole, alle quali mi unisco anche nel compiacimento di questo lavoro che sta iniziando proprio a conclusione di un altro lavoro molto, molto importante che si è concluso e che quindi dà un senso di continuità all'impegno che questo Ministero e la signora Ministra ha profuso in questi 20 mesi veramente ricchi di risultati e di frutti importanti. E, come è stato ben detto dalla signora Ministra, questo è un tavolo che nasce in una composizione variegata e ricca di professionalità e di competenze diverse. Sono competenze che non si limitano al profilo giuridico o giudiziario, ma che si estendono anche ai profili economici e statistici e sociali di osservazione. L'impatto che la riforma del processo civile ha sull'economia, sulla società, è un impatto forte. E l'ordinamento giudiziario, il sistema giudiziario del processo è consapevole di questo e nella valutazione dei suoi effetti tiene conto proprio della vastità dei profili di risultato che produrrà, che deve produrre. Siamo chiamati a un parametro di valutazione molto, molto rigoroso, un parametro che può intimorirci, ma che in qualche modo abbiamo sempre avuto presente nella predisposizione di questo complesso normativo che ha dato luogo alla riforma del processo civile. È un parametro che, come ha detto la signora Ministra, non dimentica, anzi vuole valorizzare i profili di tutela dei diritti e delle situazioni processuali e sostanziali. Ora il vice capo di gabinetto ha esposto quelle che sono le caratteristiche di questo comitato tecnico scientifico, il suo fondamento normativo e anche il programma di lavoro che ci proponiamo di seguire e di realizzare. Un programma di lavoro che verrà certo puntualizzato nelle prossime riunioni. Oggi sentiamo in qualche modo, percepiamo la mancanza di alcune componenti di magistrati che ancora non possono partecipare a questa riunione perché non si è formalizzato e concluso il procedimento di autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura e che interverranno col loro contributo, ma già nella giornata di oggi forse possiamo iniziare non soltanto a conoscerci con
meglio con un giro di tavolo, ma anche a indicare alcuna di queste linee organizzative di lavoro che dovrà costituire il metodo di questo tavolo. Abbiamo davanti a noi l'esperienza dell'analogo tavolo e comitato tecnico-scientifico costituito per il monitoraggio del processo penale e quindi potremo fare riferimento anche a questa esperienza. Per quanto mi riguarda, mi permetto di sottolineare l'importanza che i lavori siano da un lato finalizzati al controllo, alla verifica dei risultati finali, ma che dall'altro siano preceduti da una puntuale indicazione di quelli che sono gli snodi processuali più importanti ai quali il sistema ha inteso ricondurre effetti di semplificazione e di accelerazione. Quindi ritengo che il metodo debba forse, e questo lo propongo come metodo di lavoro, concentrarsi proprio sull'individuazione, sulla precisa indicazione di questi snodi processuali di filtro, di questa suddivisione per fasi, per gradi di giudizio, in modo da seguire via via il prodursi di questo risultato auspicabile di accelerazione, di semplificazione, che deve essere controllato, verificato proprio nei suoi singoli momenti di attuazione. È stato già ricordato che un'attenzione particolare viene dedicata all'interno di questo comitato tecnico-scientifico alle ADR da un lato e al processo di famiglia dall'altro, in quanto sono due aspetti, se vogliamo, settoriali di questa riforma, ma che esprimono ai quali però si riconnette un valore complessivo molto importante. E un altro punto di osservazione sarà senz'altro l'ufficio del processo, questo modulo organizzativo che è diventato un modulo comune a tutti i processi, a tutti i civili, civile, penale e a tutti i gradi di giudizio, e che richiede a noi giudici in primo luogo un investimento in termini di rinnovamento delle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale. E la coincidenza con l'istituzione di un nuovo dipartimento e quindi con in materia di rilevazione dei dati statistici e di politiche di coesione è una coincidenza che rende ancora più rilevante, diciamo, questa occasione di controllo e di verifica degli effetti della riforma del processo civile. E certo è che le ricadute di queste osservazioni possono veramente essere molto, molto ampie e estendersi anche alla revisione di quelle che sono i dati rilevanti, cioè individuare i punti di snodo significa anche riverificare quali sono i dati rilevanti che ovviamente i registri attuali non rilevano perché sono istituti non conosciuti. Del resto questo problema dell'adeguamento dei registri ai nuovi procedimenti è un problema che si è sempre sentito molto. Penso insomma, al tempo che ci è voluto affinché il procedimento sommario 702 bis venisse in qualche modo rilevato, e adesso che è stato sostituito da un procedimento semplificato, certo bisognerà anche valorizzare questo nuovo dato, ma così anche altre esperienze, altri istituti come possono essere la proposta conciliativa del giudice, che al momento ancora non è oggetto, come rilevato proprio in una riunione di poco fa dal capo dell'ispettorato, non è oggetto di possibile rilevazione. Quindi tanti sono come dire, gli aspetti e i settori nei quali potrà manifestarsi la ricaduta e il lavoro di questo comitato scientifico, al quale comunque mi onoro di partecipare. Sono grata di questa per la possibilità di partecipare comunque anche in seguito come magistrato, e quindi adesso nella mia veste di capo dell'ufficio legislativo anticipo il buon lavoro a tutti quanti i partecipanti, tra i quali sono lieta comunque di continuare ad essere. Grazie. Allora io vi lascio al
questo lavoro, che forse qualche minuto ancora può impegnarvi per questa prima riunione. Davvero grazie a tutti, grazie, spero che in qualche modo poi i casi della vita ci portino a rincontrarci. Per me è stato davvero un privilegio e un motivo di crescita personale, lo dico sinceramente, oltre che professionale, aver potuto vivere questi mesi a contatto con la giustizia, i suoi problemi e le sue ricchezze. Grazie davvero.